La Mr. Helmet con Paolo Baratelli, marketing manager Nolan Group, giusto? In una chiacchierata che si che dice male, perché iniziamo malissimo, perché abbiamo cazzeggiato fino adesso e credo che non ne torneremo fuori. L'obiettivo è quello di presentare, smarchettando il meno possibile da parte mia, cercando di smarchettare il più possibile da parte sua, la gamma Nolan Group, che si compone di tipo 8, lui ha detto 8-9 caschi, cioè loro non sanno quanti prodotti hanno esattamente fatto quest'anno. Talmente tanti che non sappiamo contare fino a quel numero. Però io volevo parlarne un po'. Poi, se fanno cagare in recensione te lo dico, perché tu lo sai che poi alla fine Mr. Helmet non è capace di... Però intanto adesso non li presentiamo, nel senso che diciamo cosa c'è di nuovo. X-Lite è il primo dei marchi, no? Marchio top, fanno le corse, tutti in fibra, e c'è la doppia novità. Io farei parlare di questo prima, che l'802R, che di nuovo ha alcuni elementi, non è proprio un casco riprogettato da capo, è l'evoluzione migliorata secondo voi di quello che era l'802, che è andato fortissimo, che ha vinto dei mondiali. No, dimmi due cose, sì. Che tanto di più non le sai, perché ne sono... già mi stai facendo delle domande difficili. Allora, 802R è l'evoluzione dell'802, quindi è un casco che è nato in competizione, è nato con il supporto dei nostri piloti in MotoGP e in Superbike, è quindi un casco che proprio è nato sulla testa dei piloti. È stato oggetto di un'evoluzione estetica all'esterno, perché abbiamo messo alcune componenti metallizzate, quindi per rendere riconoscibile il prodotto sul punto vendita e anche per aumentare il valore aggiunto del prodotto. Il grosso dell'innovazione è all'interno, e anche in questo caso è sia estetica, perché abbiamo utilizzato dei tessuti diversi, quindi siamo usciti dalla logica degli interni blu, abbiamo degli interni rossi antracite con delle cuciture rosse particolari. E soprattutto abbiamo migliorato notevolmente il comfort, un comfort che era già molto buono sull'802. Abbiamo cambiato il modo di realizzare i guanciali, quindi sono dei guanciali che trattengono molto di più la testa. Sono dei guanciali più vicini a quelli che si facevano su misura per i piloti, no? È giusto questo? Sì, diciamo di sì, nel senso che... è un guanciale che è realizzato in un unico pezzo, quindi realizzandolo in un unico pezzo la tenuta dal punto di vista del fitting è decisamente migliore, quindi non solo una miglioria tra virgolette estetica, ma anche proprio in termini di comfort. Come dicevi tu, è un casco che ha vinto qualcosa nella sua seppur breve storia, perché comunque è un prodotto decisamente abbastanza nuovo. Abbiamo voluto celebrarlo scrivendo appunto sulla parte posteriore, proprio mettendo l'uno con l'alloro e scrivendo World Champion. Gli interni, come vedi, sono un passo avanti per tipologia di tessuti, ma anche come valore aggiunto, nel senso che prendi in mano questo casco e ti rendi conto che c'è del lavoro e del valore dietro quello che c'è all'interno. Quindi. Alla cassa? La cassa, questo casco parte da 439,99 al pubblico nella versione monocolore, per arrivare a 569 nelle versioni replica, che sono generalmente quelle che si posizionano più in alto. Posso spezzare un'arancia in favore del monocolore? Cioè, chi deve prendere un modello di casco? Dai un consiglio di marketing contro i tuoi interessi. No, però fai il bravo. Chi deve prendere un tipo di modello di casco e non ha i soldi perché vuole una determinata grafica, invece di scegliere il modello inferiore con la grafica, digli di scegliere il modello top monocolore. Dai. Assolutamente, nel senso che è un po' come l'acquisto della macchina. Meglio la marca sgrausa della macchina con tutti gli accessori, o meglio la macchina decente senza accessori. Ovvio che poi la grafica è un qualcosa che è assolutamente accessorio, nel senso che la qualità del casco poi a livello di interni, di dotazione, tra la versione replica o graficizzata e la versione monocolore è esattamente la stessa, per cui a seconda del portafoglio... Tanto da dentro non la vedi. Infatti, sto quando la togli la metti sulla moto, per cui... Sì. Vabbè, questo era l'802, esatto. Poi c'è l'X-603, 3,
che è in questa versione sgrugnata che è fatta apposta, cioè non è che questo prato verde in realtà è la bandiera italiana, 603, nuovo casco integrale da strada marchio X-Lite, quindi sempre calotte in fibre composite. Sarebbe l'entry level questo qua, questo per voi? Il nostro entry level nella gamma dei caschi integrali, abbiamo il 603, poi abbiamo il 702 che è il casco col viserino parasole interno, quindi mototurismo, e poi abbiamo il racing top di gamma 802R. E anche sul 603 abbiamo lavorato con una nuova calotta, abbiamo cambiato la ventilazione, abbiamo messo... Ecco, io su cosa avreste dovuto lavorare secondo me su quello precedente? Questo è un po' meno, un po' più silenzioso del precedente? È un po' più silenzioso. Questo qui ha la visirina parasole che tiene... No, non ce l'ha? Sì, no, non ce l'ha, ok. Questo è il racing. Ok, questo qui ha gli stessi fissaggi della visiera di quell'altro, sì, quindi questa è la cosa importante, cioè ha l'elemento di un modello superiore, no? Ma anche giusto? È la stessa di quell'altro. La visiera è la stessa dell'802, quindi significa che c'è un campo di visione rispetto al suo predecessore 602 che è stato aumentato, quindi sicurezza passiva aumentata, nel senso che le condizioni di guida sono nettamente migliori rispetto a... Cioè, uno non si pensa, serve a vedere chi viene di qua. Certo, è una vista laterale che è aumentata e anche una vista in superficie sul davanti che è aumentata, quindi una sicurezza che sicuramente dal punto di vista passivo è migliore rispetto al predecessore. Io noto, ci sono degli elementi che impreziosiscono il casco, dietro la presa d'aria c'è una griglia colorata. Sì. Questo è una chicca di attenzione. Sono dei piccoli dettagli su cui ci siamo concentrati quest'anno. Come hai visto tu sulla parte posteriore, appunto sotto allo spoiler, ci sono due retine rosse. Sì, non è che sono un cretino che è venuto qua a far vedere che... Lo so che non sei di passaggio, anche se sembrerebbe, però... anzi, ci siamo messi d'accordo ieri, anzi, come mi vesto, no? Così almeno mi vesto anche io in modo diverso. Quindi... No, assolutamente, quindi... Però no, fare queste cosette qua in effetti per un'azienda costa dei soldi, uno non ci pensa, cioè quando interrompi il flusso produttivo standard per arricchirlo con elementi differenziati, io ho studiato, e comunque è una cosa che impatta sui costi produttivi e sul... No, va detto questo. Assolutamente, assolutamente sono dei costi, assolutamente sapendo di avere dei costi in più sappiamo anche che comunque aumenta la bellezza del prodotto ed il valore percepito da parte del consumatore finale, per cui ci aspettiamo che il consumatore sappia anche dare il giusto valore a quei componenti che per noi sono un costo, che servono comunque ad abbellire un prodotto che di per sé di base comunque ha già tutto, quindi è solo una cosa fondamentalmente estetica. Senti, quanto costa? Allora, questo parte da 319,99 nella versione monocolore, poi ci sono tutte le versioni con le grafiche e anche per questo prodotto abbiamo un segmento replica che arriva a costare 439 euro. Ok, e questi sono i due X-Lite, siamo a posto così per X-Lite.